notato in questi giorni il sottofondo delle letture delle messe fin da giovedì è stato quello della missione. E oggi che dobbiamo partire, tornare alle nostre case, di nuovo ritorna questo Vangelo missionario. Abbiamo visto durante la settimana Matteo, le indicazioni che Gesù dava attraverso il Vangelo di Matteo, oggi è quello di Marco. E mi soffermo allora su tre parole, due positive e una negativa. Due positive, Gesù dice la prima: portate con voi solo un bastone. Il bastone è il bastone di Mosè, è il bastone che indica un legame tra il cielo e la terra. A quanti prodigi ha fatto Mosè attraverso quel bastone? Ha aperto il Mar Rosso, prima ancora ha sfidato la potenza del Faraone, le piaghe, ha toccato l'acqua del Nilo e quell'acqua è diventata sangue. E prodigi attraverso il bastone. Dio si è servito di quel bastone. Il bastone indica anche un'appartenenza a un popolo, a una tribù. Andiamo a vedere nel capitolo 38 del libro della Genesi, troviamo come Giuda si riconosce attraverso il bastone che aveva consegnato a una donna senza sapere chi era, e quando vede quel bastone riconosce, sì, è segno d'appartenenza. E lo conosciamo il bastone perché lo diciamo sempre all'inizio del rosario: Davide prese con sé il bastone, raccolse 5 ciottoli dal torrente e andò contro il gigante Golia. Strano, gli bastava la fionda e le pietre, perché raccolse il bastone? Perché prese con sé il bastone? Ecco, prendere il bastone, se andiamo a vedere un padre della Chiesa, dice che quel bastone è la croce, è il segno della croce, è il segno che ci distingue. E il bastone è colui che rende anche sostiene il cammino. E Gesù dice: prendete la vostra, la croce, la mia croce su di voi, il segno della croce. Quindi ciò che ci distingue, la croce, ciò che ci dà forza, la croce di Cristo, il suo amore. Un'altra, prendete, calzate sandali. Sandalo è ciò che rende spedito il cammino. Ma conosciamo un altro passo dove Mosè è invitato da Dio a scalzarsi, perché il luogo che tu, il terreno che tu calpesti è un luogo santo. E penso così: allora, visto che dobbiamo scalzarci, toccare quel luogo santo, mettere quasi la pianta dei piedi è come le radici di una pianta che assorbono la linfa, la forza dal terreno. Tanti condivido, ma tanti, ecco, attraverso tecniche, yoga o altro, che invitano a mettere i piedi per l'energia che, ma non è questo il caso, ma per, ecco, assorbire la santità. Indica allora quindi il contatto con Dio. Il sandalo allora è come cammina spedito, ma conserva nel humus, nella pianta del tuo piede, il ricordo, il contatto con il sacro. Quella parola che tu hai incontrato e assaporato, meditato, non lasciarla perdere nel cammino del mondo. Conserva il ricordo di quel contatto, di quel luogo santo. Conservati santo. Terzo, è una parola negativa, perché Gesù dice: non portate due tuniche. Il vestito, la tunica, che cos'è? Intanto nel sentire la mentalità biblica è il prolungamento della persona. Gesù, quando si è trasfigurato, nella trasfigurazione sul tavolo, è diventato tutto luminoso nel volto, ma non solo il volto. Marco stesso dice che anche le sue vesti sono diventate splendenti, luminose. Ecco, tutta la persona era luminosa al contatto, ecco, in questa sfolgorante
sfolgorare della gloria di Dio. Avere due tuniche allora potrebbe anche indicare avere due facce. Non avere due facce, abbi una sola. Ecco, cammina sincero, ecco, cammina puro, cammina, ecco, con un volto solo, non avere una doppia faccia. Una vita allora, una testimonianza autentica, concreta, quello che io sono, quello che ho sperimentato io te lo do, non mi faccio vedere, ecco, non mi trasformo nell'evangelizzazione e poi nella mia casa, nella mia famiglia o quando sono solo, ecco, mi nascondo. Tra indicazioni, stiamo per partire, stiamo concludendo questo ritiro, sono le ultime battute finali, è un tenere a mente allora la nostra, il nostro incontro con Dio. Davanti a me ho un segno dell'amore, la croce. Ho un incontro che ho vissuto e che devo conservare il ricordo con i miei piedi. E adesso cammino spedito con i miei sandali. Vado avanti con un volto solo, il volto che riflette la luce dell'amore di Dio. Chiediamo proprio in questa Santa Messa che Maria ci aiuti a conservare queste tre parole di Gesù.